fosse ancora un solo tabù, ancora un piccolo perché, l'ombra lunga di un torte, la Vergine fanciulla, il mio fucile ad aria compressa, un sogno, un velo, una speranza, una visione, un rischio, un inganno. Un soffio, un urlo, il tuo rifiuto inutile. La Dila Algeria, che fa parte della Dila Ischia, presidente Bruno Mancini, per scopo di farvi conoscere la cultura algerina, quella dell'Africa. Oggi abbiamo scelto la fantasia e poi adesso vi faccio conoscere un vestito tradizionale algerino. Ok? Allora, guardiamo quello video. La fantasia. La fantasia oppure liquidazione di una dei costumi e tradizioni ereditati dall'antichità dagli algerini. Era il simbolo dell'algerino cavaliere e fino ad oggi è considerata come uno sport che la rende una dei costumi originali e come lo sono gli altri paesi del mondo islamico. Gli algerini praticano e seguono quello che diceva il profeta Muhammad, pace e benedizione siano su di lui, imparate ai vostri figli il nuoto ed il tiro con l'arco, e questo gli ha appoggiato di più di praticarla ogni occasione, ed è considerata come una parte imparziale della personalità dell'uomo algerino nobile. In Algeria ci sono tantissime regioni praticano lo sport di fantasia, soprattutto quelli interiori e anche del destro tra di loro: il Semsil, Tibsa, Aindbla, Tiert, Relizan, Maskar, Sokaras, Sidi Belhabes e tanti altri. Quello che specifica la fantasia in Algeria sono i diversi raduni che si organizzano ogni volta in una certa regione, e questo viene chiamato Raqba, dove si raggruppano i praticanti e gli amanti di questo sport e si competono portando un abbigliamento tradizionale specifico di ogni regione con i fusulli, e fanno dei spettacoli fantastici che li troviamo sempre nelle feste di celebrazione nazionali e le feste di matrimonio algerini. Davvero è patrimonio algerino prezioso. Thank you.
ginevia al brivido più lungo.